Ben ritrovati a questo appuntamento con la politica di teleibs.it. Oggi all'insegna dei giovani abbiamo qui tre candidati con il gruppo di Torrente Sindaco per le prossime amministrative di Mazara del Vallo che si svolgeranno il 25 maggio del 2014. Abbiamo con noi Nino Merlino, candidato per il Movimento Cittadino Insieme per Mazara e consulente CISL. Buongiorno Nino. Buongiorno a lei. Con noi anche per la lista civica Libera Intesa abbiamo Azzurra Rocca, studentessa universitaria di giurisprudenza. Buongiorno, buongiorno. Azzurra. E Vincenzo Di Maio, sempre per la lista Libera Intesa, che però è infermiere professionale. Buongiorno anche a te Vincenzo. Buongiorno, buongiorno. Andiamo dunque a parlare di giovani, lo facciamo con la nostra Azzurra Rocca. Tanti giovani hanno partecipato alla stesura del programma elettorale. Ecco, volevamo chiederti quanto hanno contribuito i giovani nel vostro programma e quanto sono importanti per il progetto Torrente. Sì, allora noi ragazzi siamo stati coinvolti tutti, nel senso che oltre alcuni di noi, vabbè, sono candidati, però siamo stati coinvolti tutti perché ci è stato espressamente richiesto quali sono i problemi che affliggono i giovani, perché si voleva che all'interno del programma elettorale fossero rappresentate tutte le classi sociali, tutte le varie fasce di età che appunto fanno parte della comunità. Allora, i problemi che affliggono praticamente noi giovani sono in primis la mancanza di lavoro, che in realtà non affligge solo i giovani, ma affligge un po' tutti, solo che in particolar modo per chi come noi ha finito di studiare o comunque vuole intraprendere un futuro all'interno della propria città, diciamo che gli sbocchi e le possibilità sono alquanto limitate. In particolare quello su cui noi puntiamo è creare le possibilità e creare le condizioni per dare a tutti la possibilità di esprimersi all'interno del contesto comunale. Faccio riferimento in particolare a quello che potrebbe essere per esempio il turismo. Il turismo è uno di quei punti su cui occorre puntare, perché quando arrivano i turisti, ovviamente le attività commerciali, le attività alberghiere hanno tutti bisogno di personale, quindi in automatico si vengono a creare tutte quelle condizioni. Dobbiamo puntare sul fatto che abbiamo vicino a noi l'aeroporto Vincenzo Florio. Proprio su questo bisogna puntare, quindi fare anche uno sportello all'interno dell'aeroporto in modo tale che chi arriva da fuori e non conosce la città di Mazara del Vallo gli possa essere proposta come possibile meta da visitare. Poi tra le altre comunque problematiche che riguardano sempre i ragazzi, una di queste per esempio è la sicurezza. È vero che ci sono comunque dei locali che noi frequentiamo abitualmente, però quello su cui si vuole puntare è che tutte le persone devono essere libere di uscire a qualsiasi ora del giorno e della notte, e questo viene data questa possibilità attraverso intanto l'installazione comunque di pali, comunque di illuminazione nei punti appunto dove manca, e di dare appunto di installare gli impianti, le luminarie, insomma dove più ce n'è bisogno, quindi non lasciare la città al buio soprattutto in alcune zone, e in particolare organizzare delle collaborazioni con quelli che possono essere le forze dell'ordine, i vigili urbani, ma anche dei gruppi, dei volontari, diciamo delle associazioni, in modo tale da visionare il territorio e accorrere nel caso in cui, perché purtroppo anche si presentano appunto i casi in cui ci sono delle liti, insomma, e non è una delle migliori. Poi promuoviamo anche l'istituzione di piste ciclabili, di un maggior avvicinamento dei giovani a quelle che sono per esempio gli sport, quindi anche non solo i giovani, i bambini in generale, gli adulti e tutti. Poi anche la promozione di eventi, di manifestazioni culturali, concerti, tutto quello che diciamo sta dietro a queste manifestazioni, che ovviamente non solo porta gente, e quindi anche lì ci rifacciamo sempre al discorso turistico, però comunque anche per il cittadino stesso l'ambiente è più sereno, perché comunque il cittadino ha bisogno anche di questo, magari con le difficoltà che ci sono in questo momento trova quella serata, la dedica magari a una serata di relax, gli serve anche questo. In particolare appunto quindi la promozione della cultura e dello sport, soprattutto tra i bambini, e ovviamente occorre poi anche andare per esempio
quello di cui sostanzialmente hanno bisogno i giovani è quello di essere ascoltati. Proprio per questo, all'interno del programma del candidato a sindaco Vito Torrente, è prevista la giornata dell'ascolto, che consiste praticamente nella possibilità che viene data ai cittadini di recarsi direttamente al comune. Ci saranno dei consiglieri, un consigliere, insomma, poi verranno stabilite delle date, delle disponibilità e tutto, per parlare di quelle che sono le problematiche dei giovani, ma di qualsiasi altra sociale, di qualsiasi altra classe sociale. Poi per quanto riguarda in generale tutti, ma soprattutto i ragazzi, diciamo quelli più giovani, gli adolescenti, che come sappiamo non è proprio una bellissima fase da attraversare, l'istituzione anche di consultori all'interno di tutto il territorio mazzarese, in modo da coinvolgere tutti. E di giovani sicuramente potrà parlarci anche il nostro Vincenzo Di Maio, candidato al Consiglio Comunale con la lista Libera Intesa. Lui è un infermiere professionale e per quanto riguarda dunque la scelta dei giovani nel vostro percorso, è interessante anche parlare dal punto di vista universitario. Se ci puoi spiegare quali sono questi progetti che state portando avanti in tal senso. Allora, diciamo che è importante intanto mettere in evidenza che no, la scelta giovane non è per forza una scelta di inesperienza, perché purtroppo a Mazara l'aggettivo giovane, perché ormai è questo che si usa, è usato come sinonimo di inesperienza, e mi dispiace dirlo, perché dobbiamo essere primi, in primis i grandi a, diciamo, a dare fiducia a noi giovani, perché i nostri genitori devono aver fiducia in noi, perché rappresentiamo non solo il futuro, perché siamo convinti di rappresentare soltanto il futuro, ma anche il presente di questa società e quindi di Mazara. Io, dopo aver fatto questa premessa, voglio anche sottolineare che la nostra scelta, la mia in primis, non è una scelta avvenuta 30 giorni fa, non è una scelta che è stata fatta perché mi conveniva o perché credo che Torrente sicuramente sarà sindaco, io sono qua per questo, ma è una scelta che nasce spontaneamente anche dalla volontà dei miei amici, del mio gruppo e di tutti i ragazzi, perché noi giovani non è che 30 giorni fa ci hanno proposto di candidarci e quindi siamo qui a presentare la nostra candidatura, ma sostanzialmente abbiamo fatto un percorso. Personalmente posso dire che il mio percorso, dei miei amici, del mio gruppo, il gruppo Torrente, posso dire chiaramente, è una scelta, è un percorso che avviene già dal periodo universitario, appunto con la politica universitaria, a partire dalla rappresentanza studentesca, a partire dalla rappresentanza delle facoltà. Abbiamo avuto un ruolo importante nei consigli di amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo, che non è una cosa indifferente. Abbiamo avuto, diciamo, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo aiutato anche tante persone bisognosi. Non per questo, però, i giovani devono, diciamo, infatuarsi di questa cosa, perché c'è ancora tanto da lavorare e tanto da fare. Appunto per questo si deve riversare, appunto, il lavorato fatto all'università su questo territorio mazzarese. Ed è quello che noi, e che io e che il gruppo Torrente, in particolare il sindaco Torrente, deve fare e vuole fare. Infatti, per chi ha letto il programma può vedere benissimo che la Torrente sindaco, appunto, ha come priorità assoluta i giovani. E priorità assoluta è una cosa importante, perché noi, il gruppo giovane nostro, posso dire che forse è l'unico che ci ammazzara. Ma in base a questi progetti, scusami se ti interrompo, sì, volevo chiederti, avete pensato anche a dei progetti da portare avanti con il patrocinio, sì, dell'università, in collaborazione, sì, sì, con, sì, l'università? Sì. Noi già da qualche anno, da molti anni veramente, da qualche anno in maniera più assidua e particolare, abbiamo creato a Mazara del Vallo, che forse possiamo dire che è la prima o l'unica o la seconda città della regione Sicilia ad avere uno sportello decentrato informativo dell'ERSU di Palermo. È uno sportello che offre gratuitamente, volontariamente, che i giovani stesso, in maniera spontanea, mettono a disposizione la loro persona, il loro servizio, la loro capacità per fare l'orientamento universitario, per fare le iscrizioni, per andare a livello informativo, perché purtroppo oggi, a causa della scarsa informazione, molte persone non riescono ad avere i benefici di cui hanno diritto, appunto.
E per questo dico già, è un lavoro che c'è stato. Infatti, come in ogni periodo di iscrizione, a Mazara del Vallo lo sportello informativo ERSO è sempre aperto e continuamente a disposizione della gente in maniera totalmente gratuita. Dico, molti non lo conoscono, però è una cosa importante da non sottovalutare. E noi non siamo niente, ma siamo soltanto persone volenterose che amiamo sbracciarci e metterci al lavoro per la città, perché dobbiamo cominciare a fare mente locale, a capire che il ruolo del consigliere comunale, il ruolo del sindaco non è solo un ruolo di rappresentanza, di infrastrutturale, di costruire, è anche quello di favorire, di mettere a disposizione. Una politica deve essere di servizio, e io ho scelto personalmente Torrente Sindaco perché lui non va in cerca di giovani politici, ma lui va in cerca di una politica giovane, che è differente. I giovani politici, a noi non servono giovani politici. I giovani politici sono come vecchi politici, perché usano sempre la politica a loro favore. A noi servono invece una politica giovane, perché deve essere diversa, deve avere una mentalità diversa e dei soggetti appunto diversi. E quindi una battuta chiediamo anche al nostro Nino Merlino della lista Movimento Cittadino Insieme per Mazara sulla forza giovane del gruppo Torrente e sulla composizione delle liste fatte prevalentemente di giovani. Mi allaccio al discorso che ha fatto prima il mio amico Enzo, dicendo che nelle nostre liste, oltre ad avere moltissimi giovani, abbiamo delle varie classi sociali e dei liberi professionisti di tutti i settori. Ho scritto qualche appunto perché ci puoi spiegare quello che parlare con i numeri è schematizzato. Sì, parlare con i numeri è qualcosa di eccezionale. Nelle nostre liste, come si sa, sono 5 liste civiche, ci sono 150 candidati, di cui 79 sono donne e 71 sono uomini. L'età media è fra i 38 anni e i 39. Nelle nostre liste ci sono 9 consiglieri comunali uscenti e ci sono ben 30 laureati. Questo per dire che, per far capire a qualcuno che va dicendo in giro, che nelle liste Torrente non esistono solamente disoccupati, non ci sono solamente disoccupati, perché i nostri disoccupati sono solamente 6, i resti sono liberi professionisti, cioè 41, fra avvocati, geometri e ragionieri, ci sono 26 commercianti di tutti i settori, abbiamo 23 dipendenti di varie ditte private, abbiamo 14 dipendenti statali, abbiamo 6 impiegati nel sociale, abbiamo 3 sportivi di professione, 3 persone che si occupano di sicurezza a livello professionale e in più abbiamo 12 casalinghe. Se questo è un curriculum delle liste di poco conto, io lascio immaginare e lascio valutare le altre liste. Una lista dei tanti esperti del settore. Ci sono esperti di tutti i settori. In che modo questi esperti possono contribuire ad un nuovo progetto per questa città? Questi esperti possono contribuire e già stanno contribuendo sia nella formazione del programma elettorale, che già è stato emanato, cioè già è nel sito del candidato sindaco, anche cartaceo si può trovare nelle varie sezioni dei vari candidati, e saranno anche a disposizione dopo la candidatura del nostro sindaco, dopo l'elezione del nostro sindaco, perché Rito Torrente, per nulla togliere agli altri candidati al sindaco, secondo me sarà il nostro futuro sindaco. E quindi abbiamo bisogno di queste figure che porteranno avanti un'amministrazione insieme a Vito Torrente. Non sarà Vito Torrente ad amministrare questa città, ma sarà Vito Torrente insieme a 150 candidati, e insieme al suo staff e insieme al suo assessore. Saranno più di 200 persone a dare una mano d'aiuto a Vito Torrente per amministrare questa città nei prossimi 5 anni, forse 10, ma io penso se Vito Torrente diventerà sindaco nei prossimi 20 anni. Torniamo da Azzurra. Allora Azzurra, cosa ti ha spinto a candidarti? Allora, il motivo per cui ho deciso di scendere in campo è perché appunto facendo parte di una categoria che è proprio quella dei giovani, mi sono stancata di lamentarmi, di criticare, perché è facile lamentarsi e criticare, e quindi il motivo che mi spinge è collaborare. Ovviamente non tutti potremo arrivare insomma in consiglio comunale, perché comunque siamo in tanti e la sfida diciamo è abbastanza ardua. Però ciò non toglie che comunque io abbia all'interno di questo gruppo, che ormai io considero una seconda famiglia,
delle persone, dei punti di riferimento a cui io mi posso rivolgermi e posso rivolgermi per ottenere per esempio delle spiegazioni, per dare l'impulso ad un cambiamento, per dare l'impulso ed una spinta a modificare qualcosa che non mi sta bene. Quindi in questo modo riesco a dare appunto il mio contributo, ripeto, facendo parte di una categoria abbastanza giovane. E in particolare diciamo che la domanda che mi pongo è se tante persone decidono comunque di appoggiare un determinato, scusate, un determinato soggetto, ci viene da chiederci il perché. Il perché io appoggio, diciamo in primis io mi sono candidata, però appoggio la candidatura di Vito Torrente a sindaco è perché se 150 persone credono in lui, un motivo ci sarà. E proprio a questo, proprio in proposito, io ci tengo che molte persone vadano a visualizzare il sito vitotorrente.it appunto, oppure la pagina Facebook, per andare a vedere quello che lui ha materialmente realizzato sul territorio quando era assessore ai lavori pubblici. Quindi basta andare lì, si riesce a consultare. E la domanda che mi faccio è: se quest'uomo ha realizzato tutto quello che ha realizzato mentre era assessore, cosa potrà fare da sindaco? Ecco, tu sei una ragazza, quindi facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto alle altre candidate donne. Le donne designate nel gruppo di Torrente come assessore, che segnale vuole dare Torrente all'elettorato? Beh, sicuramente, secondo te, da donna? Sì, sicuramente un bel segnale, perché comunque le donne, lo sappiamo, solitamente non partecipano molto attivamente alla vita politica e penso sia arrivato il momento di far sentire la nostra voce per far capire che comunque non ci sono solo gli uomini che si occupano di politica, ma anche le donne sono perfettamente in grado di poter svolgere attivamente un ruolo all'interno appunto di questo mondo. Ok, andiamo da Vincenzo Di Maio e spiegaci allora anche tu le motivazioni, cosa ti ha spinto a candidarsi, e poi lo vediamo anche a Merlino. Diciamo che io mi sono candidato appunto perché il mio percorso non parte da adesso. È stata una scelta già da parecchio tempo, perché come ho detto poco fa, anche a livello universitario ci siamo, di politica universitaria, ci siamo impegnati molto per rappresentare appunto Mazara, perché Mazara diciamo che materialmente non esisteva neanche nell'anagrafe proprio palermitana, nel quello che è l'UNIPA, l'Università di Sud di Palermo. E fa piacere dirlo questo, perché posso dire che insieme agli amici e a tutti, anche al sostegno appunto di Vito Torrente, abbiamo avuto delle possibilità che io sono sicuro, e con altre persone, con altri soggetti che magari avrebbero avuto un'idea diversa, non avremmo avuto queste possibilità. Cioè non sarebbe esistito, cioè non avremmo potuto realizzare quelle cose perché nessuno ci avrebbe creduto sostanzialmente. E già il fatto che lui crede nella nostra idea, nella nostra propositività, nella nostra prognosi positiva, perché poi io, anche in termini professionali, perché secondo me è una prognosi positiva il fatto che Torrente crede nei giovani realmente e non solo nel momento elettorale, per come possa sembrare, perché purtroppo c'è anche da dire che molti credono che il giovane candidato sia soltanto un'espressione elettorale. Noi mettiamo un giovane candidato, vabbè, quello che riusciamo a raccimolare facciamo. Io invece penso che nel nostro gruppo, per chi ci conosce, voglio che le persone sfidino, cioè colgo appunto l'occasione di dare una sfida alle persone, per chi voglia o comunque pensa una cosa del genere, a parlare con noi, a capire realmente se la nostra è una candidatura appunto di supporto, se è una candidatura in cui c'è un progetto in cui noi crediamo, ed è il progetto di quello Vito Torrente, in cui io credo tantissimo e spero che gli altri giovani si rendano conto realmente delle possibilità, delle potenziali possibilità che possiamo avere con l'appoggio reale di un sindaco che crede nei giovani. Per questo sono candidato. Nino Merlino, cosa ti ha spinto a candidare? Perché hai deciso di candidarti? Ho deciso di candidarmi perché facendo politica già da molti anni, politica attivamente, già con il gruppo Torrente, abbiamo già fatto delle sfide in passato. Io non ho scelto il Torrente, ma io mi sento parte integrante del progetto Torrente. Ho partecipato sin dall'inizio, dal momento in cui abbiamo deciso di candidare Vito come nostro sindaco. La scelta che ho fatto è quella di non seguire alcuni miei amici che la vedevano in modo diverso, e ho combattuto fino ad oggi per portare più persone possibile a
da prendere il concetto di videotorrente, perché il videotorrente è un concetto ben definito, è il concetto giovane, come ha detto prima Vincenzo, non è giovane nell'età, ma giovane nelle idee. Quello che io ho detto a tutti i miei amici, e l'appello che faccio a tutti i giovani di Mazzara del Vallo, è quello di vedere in videotorrente un padre politico, una persona che ci possa far crescere, è una persona che già ha fatto crescere molti ragazzi, e abbiamo già visto qua i ragazzi che sono abbastanza preparati, e che in questi 5 anni ci darà la possibilità di esprimerci e di contribuire alla crescita della nostra città. Perché l'amministrazione Vitotorrente non sarà soltanto Vitotorrente, ma sarà un gruppo di giovani, di esperti, che insieme, come ho già ripetuto, a Vitotorrente porterà Mazzara del Vallo veramente in alto. Quindi tu, che sei stato vicino da prima di questa campagna elettorale a Vitotorrente, come stai vivendo questa campagna elettorale? Cos'è per te questa avventura? Per me questa, diciamo che non è un'avventura, ma è veramente un... Avventura ovviamente tra virgolette. Sì, diciamo per me è quasi l'ultima spiaggia, perché io vedo Vitotorrente come l'unica alternativa, chiamo Mazzara del Vallo, per una crescita futura. L'unica alternativa perché? Perché già tutto quello che c'è stato in passato, gli amministratori passati, non sto qui a parlare dell'ultima amministrazione perché... a me piace parlare sempre del futuro. Vedi, Vitotorrente l'unico che possa portare il futuro in questa città. Azzurra Rocca, dunque, perché i cittadini mazzaresi dovrebbero votarti? Fai un appello a coloro i quali dovrebbero votare per te. L'appello che posso fare ai miei concittadini è solo quello di darci fiducia, di darci speranza e di darci la possibilità di cambiare sul serio e darci il loro sostegno, perché senza di questo non riusciremo ad attuare quello che realmente abbiamo intenzione di fare. Quindi allora chiediamo lo stesso appello a Vincenzo Di Maio. Allora io dico che invece il mio appello è appunto quello di sfronare i giovani, comunque anche i ragazzi e non anche tutte le persone, a votare Torrente innanzitutto come sindaco, perché parliamoci chiaro, c'è la figura del consiglio comunale, ha una relativa importanza senza un sindaco che ci appoggia sostanzialmente. E se oggi parlo qui di progetto e mi ritrovo candidato, devo dire che il mio progetto in primis è di avere una squadra, e la squadra senza un sindaco non ha una testa, cioè non ha un capitano. Quindi io in primis dico appunto di dare fiducia al nostro, il mio appello è di dare fiducia al nostro progetto, al nostro programma, che invito appunto a leggere, perché le persone che ci votano il giorno 25 devono votarci perché anche loro ci credono e devono credere nelle nostre figure, che sia Vincenzo Di Maio o un'altra persona, solo perché comunque ritengono che noi realmente abbiamo un'idea diversa e possiamo fare diversamente dagli altri. Perché se oggi fino ad oggi ci siamo lamentati che qualcosa non è andato per il meglio, allora è il momento di fare una scelta consapevole. La scelta consapevole di oggi è Torrente sindaco. Quindi in chiusura chiediamo anche un appello a Nino Merlino, perché la gente di Mazzara deve votare per lei, per te. Per me è un fatto secondario. In primis si devono votare per Vitotorrente, perché è la figura più importante, la figura che ci deve trascinare in un futuro migliore, è Vitotorrente. Poi se la gente voterà me, voterà Vincenzo, voterà Azzurra, non ha importanza, siamo giovani, siamo gente che ha voglia di fare, e quindi quello viene in una cosa secondaria. Abbiamo dimostrato di essere una macchina organizzatissima, abbiamo dimostrato di poter amministrare questa città, perché l'ha dimostrato già il nostro candidato a sindaco negli anni passati con la figura che ha coperto di assessore, e quindi diciamo che la scelta è quasi scontata, perché il passato l'abbiamo visto, dobbiamo guardare solamente il futuro, e il futuro è solamente Vitotorrente. Bene, noi ringraziamo i nostri candidati per le liste Libera Intesa, Azzurra Rocca. Arrivederci. Grazie Azzurra di essere stata nostra ospite, così come ringraziamo Vincenzo Di Maio della lista Libera Intesa. Buonasera, grazie. E il nostro Nino Merlino del Movimento Insieme per Mazzara. Grazie Nino. Grazie a te, buona giornata.
Ricordiamo che loro fanno parte del progetto Giovani del candidato a sindaco Vito Torrente per le prossime elezioni amministrative che si terranno a Mazara del Vallo il 25 maggio del 2014. È tutto per questo spazio dedicato alla politica. Ringraziamo i nostri spettatori e diamo l'appuntamento alla prossima. Arrivederci.